Allora, Eugenio, dimmi tutto. Cosa sta succedendo nell'FBI? Cosa sta succedendo? Praticamente sta succedendo quello che ci eravamo augurati tutti noi amanti del bodybuilding libero, cioè che praticamente il grande monopolio che aveva costruito la IFBB International, che vede presidente Rafael Santoca e vicepresidente Beto Mondello, Benedetto Mondello, che è presidente dell'IFBB Italia. Ha perso l'affiliazione con la IFBB Pro League e l'NPC, cioè la federazione amatoriale americana, quella che organizza tutte le gare amatoriali in America e che rilascia i tesserini IFBB Pro League agli amatoriali. Perdendo questa affiliazione, l'IFBB International si trova praticamente a non dare più uno sbocco nel circuito professionistico ai propri atleti. Esatto. Dall'altra parte, la NPC e IFBB Pro League, che hanno lo stesso presidente, cioè Jim Mannion, hanno pubblicamente dichiarato tramite comunicati stampa avvenuti dopo il Mister Olimpia che organizzeranno gare in Europa, gare amatoriali in Europa, dove verranno messi in palio tesserini IFBB Pro League. Quindi Ci meno saranno gare, addirittura quindi. 5 gare in Italia, solo in Italia 5 gare, ci saranno altrettante gare in almeno altri 4 paesi che sono in almeno altri 3 paesi che sono l'Inghilterra, la Spagna, la Germania. Quindi parliamo di un minimo di 5 pro card per evento, che quindi fa se la manimanica non è un'opinione, 5 per 5 25 per 4 nazioni, un centinaio di pro card l'anno, che non è poco. Diciamo che fino a poco tempo fa era tanto se arrivavamo a una decina con i vecchi sistemi, che adesso non voglio addentrarmi in questa Certo. situazione, in questo discorso. È di recente la notizia del San Marino Pro che insomma faranno Esatto, sì. uscire 21 pro card a disposizione, quindi ci È aspettiamo proprio di un. oggi la notizia, poi l'eccezionale notizia, io direi, perché un numero del genere di pro card non si era mai vista in una sola competizione, in Italia specialmente. Penso che non abbiamo 21 di professionisti in attività, nemmeno ci arriviamo. Sul territorio italiano, sicuramente una gara con un bottino eccezionale. Da ricordare sicuramente che è una gara open, quindi aperta a tutti, qualsiasi atleta di qualsiasi federazione, tesserato, non tesserato, ex IFBB Italia che non ha rinnovato il tesserino, WABA che è in corso, che ha il tesserino ancora valido per l'anno in corso. Quindi è una gara aperta a tutti, dove tutti potranno partecipare pagando solo l'iscrizione e gareggiare con atleti che arriveranno a questo punto, penso, da ogni parte del pianeta, perché Esattamente. 21, ripeto, 21 IFBB Pro Card è tanta È roba, tanta Frank. roba, specialmente poi per le categorie non sono tantissime, siamo abituati a vedere, specialmente in Italia e in 7 Europa, 20 categorie, questa volta di solito. categorie, poi ovviamente ci saranno le suddivisioni per Suddivisioni, altezza logico. o peso a seconda della categoria, però diciamo che arriveremo al Esattamente. massimo 7x3, 21, 7x4, 28. Questo Massimo. è quanto, quindi C'è un più o pochettino di meno. discussione Più o meno. qui negli Stati Uniti anche c'è stata una c'è un problema a livello proprio di come concepire queste due aziende, perché poi il nome IFBB
ce l'hanno entrambi. Quindi adesso naturalmente la IFBB, quella presidenziata dal presidente spagnolo Rafael Santoca, FBB naturalmente International. esattamente, hanno creato, naturalmente stanno cercando, immagino a livello anche di marketing, di creare un pochettino di Sì. confusione, perché adesso hanno creato la IFBB Pro Elite Card, che praticamente è Elite Pro. Elite Pro Card. Quindi, insomma, si gioca un pochettino con i nomi. Io penso Sì, più che altro che. si fa confusione perché loro già avevano un diciamo un ranking, sì, chiamato Elite World Ranking, appunto, dove i migliori amatoriali avevano un punteggio e poi loro promettevano dei premi in denaro che, per quanto io sappia, ancora non sono mai stati consegnati. Spero che qualcuno mi smentisca, ecco, spero per gli atleti Ah stessi. no, sì, assolutamente. Adesso sulla falsariga di questa classifica, che poi era una classifica, hanno sfruttato lo stesso nome per appunto lanciare un comunicato che poi ancora non è ufficiale, cioè è apparsa solo un'immagine, non lo so, dove si appunto annuncia questa nuova Lega di professionisti FBB Elite Pro. Adesso però Sì, io ho un'immagine che faremo vedere nel video, sì. quindi lì lo dichiarano abbastanza esplicitamente che ci sarà a disposizione, ecco, dei due nuovi atleti, quindi queste categorie. Una cosa che non viene concepita dagli atleti è il discorso che le gare, quindi non che ci siano così tanti atleti ad ambire dall'Arnold Classico al Mister Olimpia, che poi è un po' come dire, l'ambizione di tutti quanti, però pochi naturalmente al mondo, come sappiamo, ci riescono. Però da oggi in poi, nel caso si diventi IFBB Pro Elite, Sì. Non automaticamente non si accede più al Mister si accede più Olympia, allo non si Mister accede Olimpia. più al New York Pro, come al Chicago No. Pro, come al Tampa Pro. Sono No. tutte gare che oramai fanno parte di un circuito a sé. Ma più che altro quello che io vedo molto difficile è dare il via all'organizzazione di eventi professionistici in tutto il mondo e specialmente negli Stati Uniti. Loro ti potranno dire, ti risponderanno, loro intendo gli FBB International: ah, ma noi organizziamo l'Arnold Classic ovunque, quindi abbiamo già una macchina collaudata. Ho capito, l'Arnold Classic in America non lo organizzate voi, le gare in America esiste l'NPC, dubito che qualcuno di americano possa anche solo pensare lontanamente di gareggiare in FBB International. Quindi voglio dire, secondo me già questo basta per dichiarare zoppo il circuito Venturo a priori. Se poi ci vogliamo mettere che comunque saranno la maggior parte atleti europei, anzi sicuramente la maggior parte atleti europei, Sì. che dico, cioè, sappiamo bene, nel nostro continente il livello è decisamente inferiore a quello americano e anche dei paesi asiatici. Ci mettiamo anche poi che gli FBB International, essendo una federazione che ufficialmente ha richiesto il riconoscimento dal CIO, Comitato Olimpico Internazionale, è soggetta a controlli della WADA, cioè l'ente mondiale per i test antidoping, i controlli antidoping. Si capisce bene che se parliamo di bodybuilding professionistico, quindi una categoria open con atleti che Esatto. almeno pesano 100 kg tirati, ovvero però 100 kg, parliamo comunque di un HP più 40, cioè quella è la media, HP più 35 più 40. Spiegatemi È voi abbastanza intuitivo, insomma, che ci come fa un siano. atleta a subire i controlli antidoping, non solo in gara, perché la WADA poi te li fa a sorpresa durante la Esattamente. stagione, in qualsiasi posto tu sia. Quindi voglio dire, è un Già. circuito che parte come circuito di serie B e che può essere paragonato a tutti gli altri circuiti professionisti delle altre federazioni, come la NABBA, la UABBA, Esattamente. la WWF, no, WWF è qualcos'altro, sempre di WWF, Malesiamo. sì. Sì, la federazione di
aiutami, del canadese, Paul Dillett, Ah, ecco, Paul Dillett, sì, scusa, avevo perso. WBFF, W, WBFF, sì. esattamente. È stata anche una cosa che è stata chiesta nella live Facebook di Gianenrico Pica, insomma, che non ci saranno, parlando sempre dei controlli antidoping, insomma, non ci saranno questi controlli perché la IFBB International, quindi la Pro League è una cosa, la BBB International è un'altra. Loro, avendo naturalmente delle sub company, quindi delle strutture che poi insomma, si attaccavano alla FBB International, automaticamente erano probabilmente per discorso di fondi o per finanziamenti statali e quant'altro, si dovevano affiliare poi naturalmente al CONI, il nostro CONI, come ad In altre Italia. in Italia, come ad altri insomma enti governativi. Lasciami, Automaticamente. visto che siamo in tema, mi viene da dirti che comunque l'IFBB Pro League promuove degli eventi, degli spettacoli, quindi non è un evento sportivo a Esatto, tutti gli effetti. In Italia esattamente. non sarà riconosciuto tale, quindi non sarà soggetto a quel tipo di controlli. Esatto. E poi, visto che parliamo di eventi, un'altra cosa che mi sono dimenticato di collegare prima al discorso dell'organizzazione delle gare, se prendiamo il Mister Olimpia, quest'anno il Mister Olimpia dal 5 settembre è stato acquistato dall'America Multimedia, cioè dall'AMI, cioè una grandissima Azienda, esattamente. azienda di produzione a Insieme alla livello Seven Bucks internazionale Production, audio-video. insieme alla Seven Bucks Production Seven di The Bucks Rock. Production di The Rock, cioè voglio dire, l'Olimpia quest'anno è stato prodotto da The Rock e dalla AMI e hanno contratti che io, un contratto che io adesso non sono sicuro, però si parlava almeno di altri 4 anni che The Rock produrrà il Mister Olimpia. Capite bene che di conseguenza tutto il circuito ha avuto un enorme aumento di capitali, e quindi Assolutamente. è normale investire su altri mercati, e soprattutto questo fa presupporre che il prodotto finale, cioè le gare organizzate dalla IFBB Pro League anche in Europa, saranno gare di altissimo valore, altissimo livello organizzativo, ecco. Certo. Aspettiamoci degli streaming live Beh, già come con su Amazon, YouTube. insomma, già sì, infatti, già con Esatto, Amazon l'abbiamo visto abbiamo. tutti, Mr. Olympia su Amazon. Voglio dire, ragazzi, ma fino a 2 anni fa, 3 anni fa, chi mai avrebbe in Italia sarebbe sognato di vedere No, il anzi. Mr. Olympia in quella qualità, in HD, in streaming, in TV, a Esattamente. casa, con collegandosi su Amazon, cioè, Sì, no, questo sicuramente ci è stiamo stato dato crescendo. appunto dalla Seven Bucks Production, grazie anche alla Seven Bucks Production di The Rock e dal contratto con l'AMI, insomma. Senti, e queste squalifiche, insomma, si fa un pochettino, un po', oramai si creano un po' di barzellette intorno a queste squalifiche. Siamo C'è un po' scaduti di nel ridicolo, ecco, confusione, sì. lasciami. C'è stata anche da parte, alcuni lo sanno e altri no, ma la IFBB International, quindi la federazione amatoriale della IFBB, ha sospeso il presidente Jim Mannion. Non sapendo probabilmente che Jim Mannion aveva già lasciato la sua posizione Guarda, di Frank, presidente una dico settimana praticamente prima. quello che è successo al Mister Olimpia. Te lo do per certo questo, perché mi è stato raccontato da persone che erano presenti. Praticamente i giudici IFBB International sono arrivati come tutti gli anni, pensando di dover giudicare prima la gara amateur, che quest'anno c'è stata per la prima volta, e quindi poi la gara professionistica il giorno seguente. Quando c'è stato il meeting, la riunione, il briefing, insomma, loro praticamente sono entrati nella sala e hanno trovato giudici NPC già seduti per partecipare alla riunione. È stato fatto presente che la gara sarebbe stata giudicata dai giudici NPC
e la gara del giorno seguente anche i professionisti solo dai giudici FBB Pro League, da lì i giudici e ovviamente gli alti dirigenti della IFBB International hanno capito che erano stati praticamente liquidati e mandati via. Tant'è vero che molti hanno pagato il biglietto per vedere la gara Esattamente. che fino all'anno scorso vedevano in tribuna VIP, lo stesso E gratis. presidente Rafael Santoja e vicepresidente Benedetto Mondello l'anno scorso erano in tribuna nelle prime file, quest'anno non c'erano. Quindi si capisce bene poi alla fine chi è che ha il potere di utilizzare il logo Olimpia piuttosto che la sigla IFBB, piuttosto che il potere economico, finanziario e anche, diciamo così, l'appeal dal punto di vista commerciale, la storia solo del Mister Olimpia. Cioè, ragazzi, parliamoci proprio papale papale, come si dice a Roma, non c'è storia, non c'è proprio No, storia. Se no. parliamo di professionismo non c'è storia, se poi vogliamo parlare del livello di gare internazionali amatoriali, io posso anche dire che al momento, questo penso sia una considerazione lucida e obiettiva, IFBB a livello di campionati intercontinentali, quindi continentali ed intercontinentali, quindi magari europeo e mondiale, l'IFBB presenta un livello molto alto in quanto ad Esattamente. atleti amatoriali. Ma se vogliamo parlare dei professionisti, non c'è proprio storia. Assolutamente. No, poi c'è questa una piccola chicca che dai miei contatti, sai, vivendo qui negli Stati Uniti, mi arrivano voci da un po' dappertutto. Però pare che insomma sia stata offerta ai giudici dell'IFBB amatoriale la possibilità di così giudicare la parte del wellness, del classic e del muscle muscular, se non sbaglio. Che erano le Che categorie erano inventate da loro praticamente. esatto, e a quel punto, insomma, la FIB amatoriale ha detto di no, si è imposta, e Si è quindi rifiutata. le opzioni erano due: quindi o mandare a casa tutti gli atleti che avevano pagato, e naturalmente, come Esatto. sappiamo, una preparazione di 15-20 settimane con tutti i costi annessi, mandare quindi a casa tutti questi atleti qua, oppure, insomma, annullare proprio la gara. Quindi, naturalmente, la MPC ha provato a dare, come dire, una precedenza giustissima, logica Gli atleti, agli atleti, come è come hanno giusto che fatto sia. riconoscendo l'IFBB Pro Card per tutte le gare organizzate da qui fino al 2017, alla fine 2017, insomma, Esatto. hanno garantito l'IFBB Pro League, l'IFBB Pro League status in palio a tutte queste gare già organizzate assieme da programma assieme all'IFBB International, che appunto dicendo che non è colpa degli atleti perdere comunque mesi di preparazione e di sacrifici, quindi secondo me questo è stato un gesto davvero che dimostra fin da subito dell'inizio di questo nuovo percorso che l'atleta Vale finalmente un po' è di al più della centro federazione. non solo della competizione, ma proprio del progetto, Giusto, come è giusto che sia. Senti, come è giusto che sia. ultima domanda che ti chiedo, ma cosa cambia quindi da noi in Italia? Cioè, sembra essere oramai Gianenrico Pica, che poi è un pochettino il promotore adesso, ultimamente sta avendo questa fama che già aveva prima, naturalmente, però. Certo. Oramai sembra che San Marino sia diventata un po' questa oasi dove tutti quanti andranno per Beh, torniamo provare. nel 2013. Nel 2013 ci fu una cosa simile. Tutti emigrarono verso San Marino finché poi qualcosa si ruppe, diciamo, complice una sfortuna dello stesso Gianenrico Pica in ambito imprenditoriale, gravò questa sfortuna sui progetti che si erano fatti, quindi non si poté compiere prima quello che poi alla fine era
più o meno questo qui, questo scenario che si è presentato adesso nel 2017, e tutti li Ok. schiapparono, intendo, con tutti intendo giudici, atleti, preparatori, quindi i miei colleghi, che hanno fatto il salto della staccionata ben 2 volte nell'arco di, diciamo, 3-4 mesi. Adesso, come da italica tradizione, si comincia a rivedere lo stesso tipo di atteggiamento. Non Certamente. sto qui a giudicare i comportamenti di colleghi, di atleti, di tutto l'ambiente, insomma, però ecco, diciamo che ci siamo Sembra fatti esserci, bene l'idea di alcuni personaggi. correggimi se sbaglio, ma sembra esserci questa, oramai è come dopo la fine di ogni dittatura, si va in Sì, piazza, si esulta, si tira fuori la bandiera, forse. finché c'era il dittatore, viva il Viva il dittatore! Appena dittatore, il associati. dittatore Viva la è libertà. deceduto, abbasso il Il discorso dittatore. che molti probabilmente non capiscono è che il livello adesso delle gare diventerà Auguro a esponenzialmente. Mondello di non fare la fine di Gheddafi, insomma. Ah, ecco, sì, no, sicuramente. Quello non se lo si augura mai a nessuno. No, ma il livello delle gare naturalmente adesso aumenterà incredibilmente, cosa che molti non danno nemmeno per certo, cioè è una cosa quasi scontata che Beh, avranno tutte le arriveranno atleti da categorie tutte le federazioni, normali. atleti che magari gareggiavano come professionisti nella NABBA, nella UABBA. Faccio due nomi: Tony Montt, che ha appena vinto l'ultimo Due Torri, dell'anno scorso, lo stesso Peter Molnar che vinse l'edizione precedente. Voglio dire, già questi sono due nomi molto importanti del panorama europeo, ma ci Sicuramente. sono tantissimi altri atleti che gareggiano sia in Europa che a livello internazionale. In Asia, in Medio Oriente, che gareggiano in altre federazioni enormi, in India, dove Corea, ci sono atleti impressionanti, ragazzi, davvero, andatevi a vedere le Sì, altre no, il livello federazioni. sicuramente adesso cambierà decisivamente. Potranno decidere di venire a gareggiare. Io penso Esatto, io quindi. stesso che magari un atleta UABBA che magari già in preparazione per il Due Torri, che è una gara open, un atleta di un'altra federazione comunque che non vieta di gareggiare al Due Torri, che quindi sono già, questi atleti sono già in preparazione. Penso che adesso un pensierino ad allungare la preparazione di 3-4 settimane per andarsi a fare il San Marino, l'Olimpia Amateur a San Marino, con in palio 21 sono davvero tante, Veramente tanti, Frank no, 21, IFBB Pro Card. Io se ero in preparazione ce l'avrei fatto, no, sicuramente, se fossi stato in sicuramente, preparazione avrei fatto questo pensierino, e penso che lo stiano assolutamente. facendo molti. Ho sentito alcuni, E naturalmente. soprattutto permettimi, scusa se ti Dimmi. interrompo, Frank, finalmente questo è un discorso che si può fare perché non c'è più un monopolio e quindi si sta aprendo il mercato, chiamiamolo così, delle gare amatoriali, quindi c'è libertà di circolazione degli atleti tra una federazione e l'altra, proprio perché ormai vuoi anche l'avvento, questo magari nessuno l'aveva detto in precedenza, della la federazione inglese, La physique, PCA. la PCA. Federazione inglese di Ryan Alexander, che ormai da È un 2 anni sì, organizza il un bel Body Power evento. Expo, la più grande fiera del fitness inglese, che una volta comunque era territorio IFBB International, poi proprio per la decisione dell'organizzazione è diventata gara open. Lui, questo Ryan Alexander, che in Italia non è molto conosciuto, ha iniziato comunque con questa sua federazione ad aprire il mercato degli atleti, a liberalizzare le gare degli atleti, proponendo gare open a montepremi molto alti, e di conseguenza poi è arrivato Gianenrico quest'anno, quindi l'Europa va verso un nuovo scenario, un panorama
completamente diverso per gli amatoriali, sicuramente più florido, perché comunque i capitali investiti saranno maggiori, ci saranno premi maggiori per gli atleti, No, più sì, sponsor. sì, sai, come molti, come dicevo prima, c'è il dubbio adesso che naturalmente molte persone, però lì poi c'è un discorso abbastanza competitivo, soggettivo dalla persona, ovvero la gara oramai diventerà praticamente impossibile da vincere, quindi ci sarà praticamente Ma una sono discesa d'accordo. degli atleti. Dall'altra parte, come penso che sia, perché succede qui negli Stati Uniti, le gare aumenteranno, quindi ci sarà più No, possibilità. appunto, non Quindi, sono d'accordo col discorso che se saranno gare più difficili, sarà più difficile vincere la Pro Card. Sarà comunque difficile, è così che deve essere, deve perché non essere così, possono regalare assolutamente. le Pro Card ad atleti non meritevoli, come è successo in passato. Qualcuno conoscerà sicuramente gli episodi, però se pensiamo, ecco, a 100 Pro Card, il discorso l'ho fatto prima, i numeri, 100 Pro Card l'anno, il prossimo nel 2018, solo per 4 nazioni È che tantissimo. organizzeranno queste gare, insomma, le possibilità ce ne sono, anzi sono di più di 100, no scusami, per il 2018 sono all'incirca 100, però ecco, il 2017 si chiude con più 21. Con più 21, Quindi logico, logico. diciamo che sono già 100, partiamo con circa 120 nuove Pro Card. Voglio dire, Sì, ragazzi, no, è tanta sicuramente. roba. Voglio. C'è anche qui c'è stato un po' il discorso che poi ha affrontato anche Palumbo. Del problema di che ci sono troppi professionisti che poi naturalmente si perdono, cioè sembra quasi che Troppi professionisti raggiungere per troppe poche gare, io per troppe penso. poche gare, quindi automaticamente cioè, sicuramente c'è bisogno di più gare, Chiaro. ma c'è anche un bisogno, come sarà adesso, quindi aumentando l'asticella, di avere anche naturalmente meno possibilità di accedere alla Pro Card, quindi 100 nonostante siano tante comunque. Aumentando il livello, aumenta anche la A me possibilità mette il di non numero dei vincerlo. possibili partecipanti, quindi di conseguenza la percentuale, diciamo che dipende da tante cose. Adesso fare una previsione è difficile. Sicuramente non sarà facile Non diventare si, professionista. sicuramente, quindi E livello. in Europa poi sappiamo che, specialmente in Italia, tutto quello che comporta fare un certo tipo di scelta, specialmente nelle categorie bodybuilding, quando si parla di, insomma, di atleti pesanti. Senti, ultima domanda, tu il tuo futuro rimani lo Mio scoop? futuro è incerto, chi mi conosce sa che amo gareggiare poco, una volta, nel senso una preparazione, una stagione agonistica ogni 2-3 anni, l'ho terminata l'ultima nel 2016, diciamo che starò fermo per un altro anno almeno, quindi adesso sto seduto, mi vedo l'evolversi del panorama culturistico internazionale, e dopo farò le mie scelte. Insomma, adesso mi dedico ai miei clienti, mi dedico agli atleti che seguo, mi dedico agli atleti in generale, perché, come sai, a me piace fare informazione, sono uno che non si è mai tirato indietro, dice quello che pensa pubblicamente, Lo prendendosi molto sappiamo molto bene. spesso magari dei giudizi di persone che non mi conoscono, ma va bene così, dopo tutto, quando cerchi comunque di rendere pubbliche cose scomode, ti esponi, e esponendoti diventi un bersaglio per le critiche, ecco. Va bene, ok, senti, allora io ti ringrazio, in Italia Grazie a te, Frank, soprattutto è un per po' tardino, quindi questa lascio. intervista. E, niente, speriamo che insomma questo video sia di aiuto anche a chi non ha le idee chiare, speriamo di averle chiarite e naturalmente buon bodybuilding a tutti, il livello si alzerà, Assolutamente. quindi bisogna Buon essere, bodybuilding libero. esatto, un bodybuilding libero. E speriamo insomma di vedere begli atleti, finalmente delle belle sfide come molti, come Piero Nocerino, come insomma come tante altre persone che vediamo le foto dei tempi che Esatto. furono, magari riusciremo a vedere. Panorama di professionisti, questo parliamo di bodybuilding, i pesi massimi, degno degli anni 80, Esatto. 90. Ce lo auguriamo tutti Speriamo. quanti. Sì, Va assolutamente. bene.
Io allora ti Ciao Frank, ringrazio, grazie ancora, un grazie, abbraccio buona forte. Ciao, serata, ciao a buonanotte, tutti. ciao, 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 ciao.